Ad un mio confratello morto in concetto di santità, che si chiama Fra Nazareno da Pula, in Sardegna, disse così: fratello mio, figlio mio, ricordati che per andare in paradiso occorre molto pregare, molto lottare e molto soffrire. Queste tre cose che lui ha messo in pratica e oggi è servo di Dio. Ha pensato alle cose di Dio e ha pensato anche lui ad alleviare le sofferenze di tante persone che ricorrevano a lui. Fratelli e sorelle, dobbiamo prendere coscienza della nostra vita cristiana. Oggi noi siamo diventati troppo superficiali. Prendiamo la nostra vita cristiana con troppa superficialità. Dobbiamo essere dei combattenti, fratelli e sorelle, per poterci guadagnare il paradiso. Padre Pio un giorno disse a un figlio spirituale: figlio mio, ricordati che non si va in carrozza in paradiso, eh? Gesù dice che per entrare nel regno dei cieli bisogna entrare per la porta stretta, larga, è quella che ti porta alla perdizione. E allora la parabola di questo disonesto ci fa riflettere oggi. Come lui ha fatto, è stato scaltro per difendersi, così noi dobbiamo fare altrettanto per difendere la nostra anima, affinché il Signore possa un giorno accoglierci nell'eternità. Amen.